Andrea, come si è impossibile digerire una sconfitta così dopo una buona partita, un'ottima partita in fase di copertura, una buona partita in fase di ripartenza? Sì, penso che l'hai detta nella maniera giusta, abbiamo fatto questo tipo di partita, siamo riusciti a concedere poco spazio, ripeto, magari a concedere un po' il pallino del gioco bassi a loro, però poi quando cercavano di venire in avanti e trovavano poco spazio dovevano sempre tornare indietro. E questo poi magari quando cercavano di imbucare non riuscivamo a rubar palle, a ripartire, l'abbiamo fatto a tratti bene, a tratti magari si è ripariti un po' di meno, però comunque abbiamo concesso penso poco al Potenza rispetto a altre partite che abbiamo visto loro. Forse probabilmente una sola opportunità, quella del 91esimo, che cosa non ha funzionato, Andrea? Quando si prende gol così da una palla a metà campo vuol dire che qualcosa si è sbagliato. Adesso io dal campo ero... la palla mi ha scavalcato nel momento in cui mi sono girato, io la palla l'ho già vista tra i piedi del loro attaccante, quindi non la rivedremo, cercheremo di correggere anche questo. Dispiace che mancavano, non so, 2 minuti, 1 minuto alla fine, e purtroppo poi si paga tutto e niente, ci dispiace, siamo arrabbiati, tra virgolette, siamo relativamente soddisfatti nel senso della partita che eravamo riusciti a fare, ecco, comunque come l'avevamo preparata poi l'abbiamo anche fatta. Non è bastato e niente, si lavora e si arriva domenica nel migliore dei modi. Cambio di modulo, un 4-3 un po' atipico con qualche giocatore adattato, probabilmente da adesso in avanti si ricomincia dai 90 minuti in cui il Teramo ha giocato alla pari con la prima della classe. Sì, no, ripeto, da quel punto di vista abbiamo fare tesoro di questa partita, nel senso come atteggiamento è stata una partita fatta bene, ecco. come atteggiamento in campo, come ordine in campo l'abbiamo fatta bene, dobbiamo mantenere questo e cercare di migliorare magari in altre cose, ecco. Si chiude una settimana, pareggio con il Rieti, vittoria con la Sicula Leonzo, sconfitta a Potenza, come si chiude, col segno o meno? Dispiace perché volevamo dare continuità ai due risultati precedenti ed era importante dare continuità, anche magari il pareggio che stava venendo fuori era un risultato importante, in questo momento dare continuità era importante. Purtroppo è andata male alla fine e niente, portiamo a casa questa mazzata e ripartiamo da lunedì.